La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La 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 la. Tu sei per me la più bella del mondo, e un amore profondo mi lega a te. La più bella del mondo. Dai! Smettila! Ma la vuoi finire? Imprudente! Imprudente? Ma no, senti, cara! Ah, a quanto pare il signor Pietro se la intende con la cameriera del signor Pettica, Maledetta! Cara Francesca, tu ti inganni, perché se io avessi delle veletà amorose, non farei dei torti al personale della casa in cui servo. Ma no, no, fai pure il tuo comodo, come io faccio il mio. Infatti, se io preferisco la cameriera dei nostri vicini, tu non disprezzi l'ordinanza. Cosa dici? Nulla, mia cara, nulla. Vado a sparecchiare la tavola. Che si sia accorto. Un attimo, vengo subito. Il caffè è pronto, signora. Bene, Francesca, appena arriva mio marito lo servirai. Un quarto alle 10. Questa pendola deve andare male. Ma la pendola va benissimo, non mancano che pochi minuti alle 10. Devo mettere una tazzina anche per il signor tenente? Ma non so, sì, magari sì. Ci sono i suoi zii di là che lo aspettano. Tanto meglio, non è vero? Perché? No, dicevo così per dire. Io temo sempre. Le incursioni di Carlo cominciano davvero ad impensierirmi. Eccolo! E sarà mio marito! Speriamo che sia il signor tenente col mio Gennaro. No, 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 basta, basta, basta. Questa avventura è durata anche troppo. Devo smettere. Lo dicevo, è lui, mio marito. No, il signor tenente, con la mia ordinanza. Barmai. Signora, la prego di scusare il ritardo, ha venuto per delle circostanze da me affatto indipendenti. L'aspettavamo per prendere il caffè. Troppo buoni. Di là ci sono i suoi zii, ma essi vogliono già andare via. Così presto? Dobbiamo vederci questa notte, sei d'accordo, Angelo? No, no, è impossibile! Ma come è impossibile? No, ti dico che basta, però ti dico che basta. Basta, basta. Signori, vi prego di scusare il mio ritardo, avvenuto per delle cause dipendenti dal mio superiore. E com'è Muscio, Franci? Il tenente è Muscio, proprio Muscio. Volete favorire? E come no? Come faccio a dire di no? Torna subito. Fambresse, Francesca. Oi vita mia. Ma come mi piace il lavoro che mi sono scelto. Non si fa proprio niente. E poi si viene nelle case della bella gente. Ah, e ti offrono sempre delle tazze di caffè a così. A così può. Tu zitto, balena! Che schifo! Non è vero! Che mi hanno fatto bere! Mamma mia, che schifezza!
To? Guarda chi ce l'ha! Guarda chi è arrivato, ma è bello. Che cosa ne fai, imbecille? Che cosa ne faccio? Portate lei, vai! Sciò! Un'ordinanza che beve il caffè. Ah, però devo dire, Pietro, io ho sempre apprezzato il tuo coraggio, eh? Il mio coraggio? Ci vuole un bello coraggio, poi chiama caffè. Vattene, eh? Sicuro? Vergognati. Questo è il famoso caffè di qualità arabica, che nasce nello Yemen, da dove poi si è diffuso in Egitto e in Arabia. Ma tu che cosa ne sai, imbecille? Però ora mi hai fatto capire perché fa così schifo. E perché? È quello, dopo un viaggio così lungo, sarà arrivato stanco in da tazza. Vattene, eh? Lo chiama caffè, lo chiama. Sai, smetti scurno, chiama caffè. Eppure tu, Franceschina, ma che mi fai bere sta brodaglia? Ma perché non ti va? Ma perché l'hai fatto tu? No, Francia, era buonissimo. Era buono, stavo pazziando. Era un po' leggero, però, capito? Sembrava più una bevanda per ufficiali. Tu lo sai, che per me che sono un soldato semplice, ci vanno i gusti più decisi. Fermo. Francia, io per ora ti lascio stare. Però più tardi ti vengo a trovare. Ma tu venisti anche ieri sera. E tu che vuoi a me? Io quando non ti vedo le ore sono così lunghe. Guarda che se io acconsento è perché so che ne avremo per poco della nostra felicità. Per poco? Tu che stai dicendo? I miei padroni vogliono cambiare a casa. No. È della strada che ci unisce. Ma speriamo che non succeda, ma se dovesse succedere offrirò i miei servizi a metà prezzo ai nuovi inquilini. Allora resterà la via che ci unisce. Come hai parlato bene, Francesca mia, vendesi, vendesi, bello. Ah! Padroncino! Mannaggia essa! Mannaggia! A quanto pare questa mia casa è diventata un campo di tattica militare, eh? Poco fa ho sorpreso mio zio che in assenza di mia zia dava di pedina col tenente Carlo. E adesso vengo qua e trovo l'ordinanza che dà l'assalto alle truppe avanzate. Dunque il nemico ha invaso i nostri stati. Io me ne sto qua con le armi sotto i piedi. Non cerco le armi in mano, mentre potrei con facilità varcare quella frontiera e inoltrarmi sul territorio nemico. La via è questa, ne sono certo. Un attacco improvviso al suono del mio strumento. La capitolazione è certa. Le piace tanto la mia musica. Suo marito non sentirebbe perché dorme dall'altra parte della casa, mentre essa, sentendomi suonare, si affaccerebbe sorpresa e mi vedrebbe là. A pochi passi, sui tegoli. Bambina innamorata, stanotte t'ho sognata. Sarebbe stupendo, magnifico, elettrizzante. Sui tegoli. Certo, pericoli non se ne corrono. Oddio, certo, vabbè, tranne quello di cascare, di spaccarsi la testa al suolo. Ma non se ne corre mica altri, no. Signor Gastone? Essa. Perché vi siete allontanato? Per scrivere una canzone e poi dedicarvela. Ah, davvero? Siete dunque anche poeta? Mi ha chiamato poeta. Vi piace? Bellissima. Ma che cosa vedi? Beh, niente, ridice, niente. Sto pensando all'argomento della mia canzone. Lo volete conoscere? Sentiamo. Un giovane bello, sì, bello, come me. Poeta, come me. Innamorato di un'incantevole creatura, come voi. Maritata ad un brutto vecchiaccio, come vostro marito. Dio, che triste argomento. Oh, scusate. Ma no, prego, toccate pure, perché io ne provo una gran soddisfazione. Voglio provarla anch'io. O se volete verrò a darvi delle lezioni private. Sareste così buono. Ma per voi farei anche qualcos'altro. Come si chiama questa? Questa è il cantino. E questi? E questi, i violini, come avete detto. Io non ho detto niente. Vedete, Euridice, ci sono delle parole che si conoscono, ma non si dicono. Vostro marito ha ragione quando dice che la nostra lingua è povera. La sua è una mania.
Egli dice che la lingua italiana è povera perché non sa quasi parlare. Infatti quel povero vecchio stupido. Oh, scusatemi se parlo così. Par giovane a voi? Ma oh, se sapeste. No, infatti, dice che non so nulla. Ma indovino tutto. A me accade precisamente quello che accade a vostra zia. Ma almeno essa ha un nipote giovane, poeta. E musicista. Ma vedete, mi dice, io non me la dico molto con i parenti. Davvero? Del resto anche voi avete un nipote giovane, elegante. E ufficiale. E col supplemento di una robusta ordinanza. Sì, ma vedete, anch'io sono come voi. Coi parenti non me la dico. Ma davvero, le dice? Posso io dunque sperare? Che cosa? Quanta semplicità. Venite, Euridice, osservate. Vi voglio mostrare una cosa. Venite alla finestra. Ma mi portate a vedere i tetti? Io non ne ho di bisogno, ne vedo tanti da casa mia. Anche dalle mie finestre, una lunga distesa di tegoli. Sì, avete ragione, ma vedete quel casamento laggiù in fondo, Euridice? Quello che si erge svelto e maestoso sugli alti fumaioli sui quali i raggi della luna battono, circondandolo come di un'aureola. Quella è la mia abitazione. Sì, e quelle finestre basse a livello del tetto, prossime a quel serbatoio d'acqua. Aspettate, la prima a sinistra si apre sulla camera della serva, l'altra nel mezzo corrisponde alla cucina, invece l'ultima, quella che fa angolo, è la vostra camera. Come lo sapete? Grazie a un potente cannocchiale. Voi avete osato? Le tendine erano abbassate, no, cioè erano alzate. E io gli dicevo scusa. Nella penombra, in sottoveste, figlio, come eravate bella! Ma bravo il signorino! Dirò subito ad Armida che tenga abbassate le tende. No! Euridice, no! Non date un ordine simile, io vi giuro che verrò a suicidarmi là, ai piedi delle vostre finestre. Avreste l'ardire di giungere fin là? E che male ci sarebbe? Vostro marito non se ne accorgerebbe e dorme dall'altra parte della casa, mentre noi due saremmo indisturbati. E voi, Euridice? No, guai, guai, oh, se fate ciò, Gastone! Allora, lingua italiana! Cioè, eccolo! Ma vostro zio dov'è? Stasera non si è veduto e siccome devo partire volevo almeno salutarlo. Beh, nemmeno noi lo abbiamo veduto. Forse però se chiedete a mia zia. Vostra zia in questo momento è occupata. C'è di là mio nipote che le impartisce una lezione di... Ah, maledetto! È la lingua italiana! E non è forse vero, non si trova mai il vocabolo appropriato. Poveretto, lui proprio non lo trova. Insomma, mai. Ma vostra zia è di là, con mio nipote stanno parlando del più e del meno, ecco fatto. E così se la cava. venite, signore Euridice, andiamo anche noi a udire questa conversazione. Chi lo sa, forse potremo anche imparare qualcosa. Ah, tutte chiacchiere, tutte chiacchiere! Beh, tanto per far l'ora di andarsene. Ma per conto mio io sono pronto. Ho camminato tutto il giorno e sono stanchissimo. Venite, signora, altri due minuti e basta. Avete sentito? Egli è stanco, mi dormirà tutta la notte. Io vi dice, io vi verrò a trovare. Badate a quello che fa. Vi dice, io verrò a trovare. Sarei curioso di sapere dove si è ficcato l'amico Anatolio. Sono già le 10:30. Ma peggio per lui, se egli non viene, io me ne vado. Chi è là? Chi è là? Aiuto! Zitto, sono io! Anatolio! Sì, Anatolio, qua trema tutto. Mantieni la spada e poi dammi la mano. Buonasera. Ma che buonasera, fammi entrare che non ce la faccio. Tremano tutte le tegole. Ma come mai queste armi? Aspetta! Ma da dove vieni? Aspetta, ora ti racconto. Vatti a sedere, vai. Ma che è accaduto? Si può sapere cosa è accaduto? Ora te lo dico, amico mio. Hai fatto la finestra? Allora, dove sta? Aspetta che ho messo una cosa da parte. Ecco, sì. Eccolo qua, allora, ecco. Il giornale. Sì. Ci sovrasta una grave sciagura. Oddio, la Cina è vicina. No. Aspetta. Guarda qua, eccolo qua. Leggi. I drammi della notte, cos'è? Una nuova collana di giallo? Ma vuoi leggere, per Dio, leggi. È la terza volta che in pochi giorni siamo costretti a segnalare un fatto come questo. Giovedì notte un ingente furto fu commesso a danno del signor CPK. Com'è povera la nostra lingua. Nemmeno i pubblicisti trovano più le parole adatte per fare un articolo. Ma lascia perdere la nostra lingua. Leggi. Del signor CPK, abitante in via Roma 11, ultimo piano. E vedi, l'ultimo piano
È in corpo 12. E l'ultimo piano? L'ultimo piano in corpo a chi? In carattere distinto, ma che bestia! Leggi, sì, ma lo leggi, vedo, lo vedo. Allora. Leggi. Ecco, leggo. La polizia non è riuscita a scoprire da quale parte i ladri si sono introdotti, precisamente come nei furti precedenti compiuti sempre nei quartieri situati all'ultimo piano. Si dubita che tutto questo sia l'operato di una nuova e potente associazione di malfattori, ma noi vogliamo sperare che ben presto sarà scoperta e cadrà nelle mani della giustizia. Ebbene, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho scoperto i membri di quell'associazione. Come? Conosco la ragione che espone gli ultimi piani ad essere svaligiati. Ma Dio mio, ancora! Io abito all'ultimo piano come te! I ladri si introducono dai tetti! Dai tetti! Li ho visti io! Come? Quando? Dove? Zitto, Paolo, vieni qua, vieni, ti racconto. Allora... Tre sere al sonno, sì. Tornavo dal teatro da solo, tanto per cambiare. Entro in casa, in questa camera, e trovo quelle due finestre aperte, perché la donna aveva dimenticato di chiudere. Bene, mi avvicino per serrarle, quando ad un tratto, nelle tenebre, vedo due ombre fuggire. Una a destra e l'altra a sinistra. Ma forse avevi alzato il gomito. No, avevo soltanto bevuto un bicchiere d'acqua. Comunque ne rimasi stupito, andai a dormire senza farne parola ad alcuno. Ma stamattina, nel leggere il giornale, ho avuto la spiegazione di quello che avevo visto. Un lampo ha rischiarato la mia mente. Ecco perché la polizia non mi scopre. I malfattori si introducono dai tetti. Ma io farò quello che i poliziotti non riescono a fare. Bisogna avvisare la questura! Parla piano! È necessario che mia moglie e mio nipote non sappiano. Io conosco il loro carattere impressionabilissimo. Onofrio, è necessario che loro non sappiano ciò che stiamo per fare. Parla al singolare, te ne prego. Ma Onofrio, ma io ti farei un torto se tu non ti associassi alla mia operazione. Ma io conosco il tuo grande coraggio. Ma ti ricordi ai tempi della Guardia Regia, quando tu eri sempre il primo a slanciarti, ad arrestare un ubriaco? Passarono quei tempi! Ma non pensi al pericolo che corriamo? Da un momento all'altro possiamo essere derubati, svaligiati, assassinati. Anatolio, ma questo è più drammatico che arrestare un ubriaco. Ma scusa, ma non c'è la polizia per questi affari? Bene, andiamo a fare la nostra brava denuncia. Vieni con me. Denunciare? Ma come posso affermare quello che io credo? Sino a domani non è possibile, perché solo questa notte io e te ci assicureremo. Leva quel lui, fammi il piacere. Ma tu lo sai che la legge punisce chi dichiara il falso? Ecco perché io voglio essere sicuro. Anatolio, l'unica soluzione è questa. Lasciare questo appartamento e tornare ad un piano terreno. Ma non è possibile. È perché le 50.000 lire di affitto che ho pagato l'altro giorno nessuno me le restituisce. Senti, disgraziato. Zitto, con una parola, ridi. Stanno arrivando. Ridi. Hai capito? Eccolo qua, mio marito. Oh, tesoro. Dopo le signore se ne vogliono andare. Si può sapere di che cosa parlavate soli? Stavo domandando ad Anatolio quello che lui stava per domandare a me. E cioè? Se conosceva un quartiere nuovo, perché anche lui, come me, intende cambiare abitazione. Taci, disgraziato. Cambiare abitazione. Di cagna a casa. Scusate, ma la ragione di tutto questo... Ma non gli date ascolto, ma non è vero, ma non ho alcuna intenzione di cambiare casa per il momento. In futuro poi si vedrà, ma per adesso stiamo bene qui. Ma noi non ci vedremo più. Non capisco perché ti è venuta in testa questa brutta idea. Bruttissima. Orrenda. Orribile. Orribilissima. Orribilissimissima. Orribilissimissimissima. Cos'è? Cosa c'entrano loro? E che cosa interessa a loro, Ma io lo dicevo così perché il padroncino ama di restare in questa casa. Chi gliel'ha detta a lei? E voi? Io so che il signor tenente, stando qui dove abitiamo, è...
È così prossimo al quartier generale? Ma Gastone, fammi capire una cosa, ma è vero che tu... Sì, è vero, ma perché vedi, zio, io sto facendo in sette nari la descrizione del campanile, quello che si vede da questa finestra. Dove? Qua, quello laggiù, zio, e se tu mi costringi ad andare via, io sarò costretto ad abbandonare questo lavoro, non è possibile. Vabbè, allora, quando avrai terminato i tuoi... Sette nari! Bravo, allora andremo via. Bravo, grazie, zio, carissimo, ma adesso che siamo così vicini di casa, perché cambiare abitazione? Come fai a dire che la nostra casa è vicino al tuo quartier generale? I salti ci sono. Bene, ne troveremo una più prossima. E come? Un salto solo. Ma zio! La nostra casa è malsana! No! Umida! No! Domani vado in giro per trovarne un'altra. Ma perché? Basta così! Andiamo, è tardi. Si direbbe che tutti quanti hanno messo le barche dove stanno di casa, nessuno vuole andare via. Sanno così perché non sanno il pericolo che corrono. Ma io, caro mio, cambio, me ne torno ad un piano, te prego. Aspetta a prendere questa risoluzione, guarda qui. Dobbiamo vederci questa notte. E più tardi verrò a trovarti. Lascia la finestra aperta. Ma io più tardi dovrei tua. Quindi domani saprò dirti com'è andata. Ti consiglio di scrivere il tuo testamento, sai, perché quando si va incontro a certi pericoli... Guarda, che bella idea che mi hai dato. Prima di andare a dormire scriverò due righe. Prova la foto. Un bel respiro. Dunque... Possiamo andare? Beh, sì. Signora Napoleon. Signora Napoleon. Buonanotte, padre. Signor Onofrio. Signore Eunice. Pietro. Sì? Accompagni i signori. Subito. Prego, signori, da questa parte. Ho permesso? Beh, Eunice, scusate. Aspettami, ti prego. Ciao Anatole, a questo punto me ne vado pure tanto, che ci faccio, vero? Arrivederci. Beh, vado ad accompagnare i signori. Scusa, non è andato Pietro ad accompagnare i signori. E allora vado a mettere il catenaccio. Brava, vai. Ma tu che fine avevi fatto? Non tornavi mai? Una sorpresina. Avevamo ospiti, l'ho intrattenuti. Bacino, ma... Via. Come sono stanco. Anch'io sono stanco e mi fanno anche male le scarpe. Vado a letto, però sei birbone, perché sì, dove c'è un ospiti. Bacino. Buonanotte, zio. Tu non vai a dormire. Vado a dormire. Certo, zio. Bravo. Vado a dormire. Hai bisogno di niente, zio? Io? Sì. No, nulla, no. Buonanotte. Allora vado. Buonanotte. Hai bisogno di niente. Buonanotte. Scusa la domanda, zio, forse un po' inopportuna, ma anche tu la descrizione di quel campanile? Scusa, perché la domanda? No, dicevo così per dire. Ma no, sai, ero qui per dare la buonanotte ai canarini. La buonanotte ai canarini? Certo, zio, allora in questo caso vado a letto, ti lascio qua. Vai, buonanotte. Bravo, zio, buonanotte. Scusate, Gastone, sì. Una domanda, ma tu vai a dormire con questo affare? Beh, vedi, zio, che vuoi? Sono solo! E mi consolerò con questa, Hai ragione, i giovani. Coraggio!
Questo è il mio testamento. Quando leggerete il presente, non sarò che un freddo cadavere. Muoio. Muoio vittima del dovere. Troverete il mio feretro sui tetti. E per maggiore schiarimenti dirigersi dal mio amico Onofrio Pertica. Tutte le mie ricchezze, mobili ed immobili, dovranno, sì, essere divise in parti uguali tra il mio unico nipote e la mia unica consorte, Anatolio Furbetti, ex pensionato. Giusta. Allora, codicillo, desidero che siano date per una sola volta lire 500 come tenue ricompensa dei servigi che ella mi rese alla mia lavandaia. Oh, ecco. Ora la mia coscienza è tranquilla. Ah, Francesca, figlia mia, arrivi a proposito. Ma che cosa c'è? Qua. Può darsi che domani tu non mi trova in casa. Se alle 9 tu non mi vedi uscire dalla mia camera, ti prego di aprire questa lettera e di leggere. Ma io devo leggere. Farai come ti dico io, ma procura di non aprire questo biglietto prima delle 9, poiché se io tornassi desidererei che questo scritto mi fosse restituito intatto. Hai compreso? Non prima delle 9. E dopo le 9, ho capito, sì. Oh, che cos'ha stasera? Che diventi pazzo? Oh, amica mia, mia dolce amica, vieni qui. E non siamo nelle costiglie. Non ti offendere. Questo bacio è puro, come quest'altro. Oh! Anche tu, è allora, vero, è vero, hai ragione, meriti lo stesso diritto. Non ci deve stare, signor Paolo. Vieni. Perdonatemi se qualche volta vi ho maltrattati. Ma che cosa dice, signor? Non mi toccate! Non mi toccate! Oramai, il mio regno non è più di questa terra. Addio! Come ha detto? Ormai il mio regno non è più di questa terra. E dove vuole andare? Ah, non lo so. Io vi ho letto. Buonanotte. Buonanotte. Mi raccomando, chiudi bene. Buonanotte. Tra poco me ne vado anche io, sì. Ma me ne vado sui tetti, per andar tenere compagnia la mia cara Armida.
pistola, signor Tenè, non ci ha vista sta più nessuno. Vado, mi arrampico, sguscio da un tegolo all'altro e... Oddio! No, ho scordato il mio strumento, no. No, lo strumento va benissimo. E se c'è la luna piena, la sfida a non cadermi fra le braccia. Io non so se questa è la mia o la loro ultima ora. Procuriamo da andar caldo, perché anche l'altra sera... Che ombra! Vado dalla destra o dalla sinistra? Schivala! Oddio! Zio! Il padrone! Schivala! Zio, sono io! Nippose! Sì! Zio, te lo chiedevo anche io a te! Io sai che ero andato a vedere se era stato messo il catenaccio alla porta. Anch'io, zio! La stessa cosa, ma, sì! Ma che roba è questa? Non lo so, c'è qualcosa per te. Ah, sì! Ah, una poltrona rovesciata. Ma quale poltrona? Secondo me deve essere un sacco di biancheria. Lasciato qua la Francesca. Nipote, io vado a dormire. Buonanotte. Anch'io, zio, tale quale a te. Buonanotte. Dormirò fra due minuti. Dormirò qua quando se ne sarà andato. E tu vai a ricordarmi che ci ho messo. Assassini. Assassini canaglie. Oh mio Dio. Mi hanno pestato come si pesta nel mortaio. Oh, Armida. Armida, dammi tu la forza per arrivare sino a te. Oh, quante botte. Oh, mio Dio. Armida. Tito. Tituccio. Tietino. Se n'è andato. È il momento giusto. Andiamo. Mazza, che fresco però. Prenderò questa. E di mio zio. Ma a questo punto può servire al nipote. Chi non risica, non rosica. Mi dice, scusa, con un rimpallo, mi dice, io non mi sono ingannato, ho visto un'ombra, maledizione. E tornare indietro. Ma come faccio a tornare indietro e lasciare una donna come Elvira là? Da sola nel salotto. Il cappello di mio zio! Ho scambiato il cappello di mio zio con quello mio! Elvira! Mamma mia, che impressione! Io mi metto a paura! Stanotte ci sono tutti in un muro, mai sono tutti prima! Gennaro! Franci! Vita mia, fam presto! Sai chi ci vuole, Franci, e muoviti. Ma metti a paura, ti sto dicendo, fa messa. Vieni, ah, vieni, ah, bella, 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 bella. Farò un giro largo e li prenderò alle spalle come faceva Napoleone il Grande. Sento il sangue bollirmi. Ma via, Franci, via. Non ne posso più. Guardate, guardate come sono conciato, guardate. Oh mio Dio, Armida, Armida, dammi tu la forza per arrivare sino a te. Speriamo che la finestra della sua camera sia ancora aperta. Su, coraggio. (Clears throat)
Ho paura che il coperchio di questo serbatoio non sia tanto sicuro. Se si sfondasse, farei un bel bagno. No, 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 è sicuro, è sicuro. Non vi è pericolo. È aperta! Oh, Armida! I tre padroni? Dormono. Però adesso vieni, entra. Ma che entra, che vieni, Armida! Che è successo? Stasera se tu non mi aiuti, io non posso. Sono pieno di limiti, guarda, mi hanno calpestato a sangue, sono tutto un livido. Su, piano, piano, Armida, piano, che in questo serbatoio... La gamba. La gamba? La gamba! Shh. La gamba. Oh, vedrai, oh, vedrai, Armida, oh, vedrai quanti lividi... Oh, oh, oh. Se io casco qua, rischio di spezzarmi l'osso del collo. E ridice la vita che io rischio. Per arrivare sino a te. Oddio. Porca miseria! Allora, ma chi l'è? Oddio, l'inquilino del piano qui sotto. Mio! Mio! I gattacci! Mio! Sei rientrata! E io sono ancora qua! Che belle invenzioni, Kepoli! Provo una certa emozione! E sei là, a pochi passi, e io sono qua! Mi piacciono proprio, Kepoli, però... Però adesso vi devo far capire... che sono riuscito ad arrivare fin qua! Il suono del mio loggiato, lo strumento, la farò affacciare. No, no. Lo sapevo, mannaggia, il fresco della notte ha fatto allentare le corde. E adesso come faccio? Non c'ho nemmeno una corda di scorta. All'occhio, porca miseria! Ma io non mi sono ingannata, siete qua, proprio voi. Euridice, adorate Euridice! Disgraziato, se qualcuno vi sente! Ma nessuno ci sente, vostro marito dorme dall'altra parte della casa e noi siamo soli! Pensate che qui vicino dorme mio nipote! Ma che conosco il suono di Carlo, a quest'ora è di russa come un contrabbasso! Mio Dio, in quale situazione voi mi mettete? Gastone, per carità, se voi mi volete bene, se voi mi amate, partite, partite subito! Ma come partire, Euridice? Lasciarvi dopo che io mi sono arrischiato per una via sì perigliosa, davanti alla quale impallidisce anche la scala che conduceva la povera Giulietta a Romeo! No, in realtà era Romeo che andava da Giulietta. No, Euridice! Quello che voi chiedete è assolutamente impossibile! Voi non sapete le peripezie che ho dovuto sopportare per arrivare fin qua! Non sapete i tegoli che ho rotto! Per arrivare fin qui sotto le vostre finestre, Euridice, vi prego, vi scongiuro, fate che questi miei sforzi non risultino vani! Gastone, torno a pregarvi, torno a scongiurarvi, lasciatemi e partite all'istante! Dunque, Euridice, voi rifiutate! Lo rifiuto assolutamente! La vostra ultima parola! È questa! Ho capito! Ho compreso! So io quello che devo fare! Quello che devo fare! Gastone, per carità, non camminate così, potreste cadere! So io quello che devo fare! Quello che devo fare! Non vedete che potete farvi del male! E che cos'è? Siete in fallo e voi siete perduto! Che cos'è la vita, Euridice? Un nulla! Essere o non essere, per me è lo stesso! Che cos'è l'amore? Quando si trova una donna che non la apprezza nemmeno quando è posto così, letto! Oh, Euridice! Come diceva il buon vecchio Romeo, l'amore è una pazzia molto discreta, un'amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene. Dunque io soffro, dunque è meglio per me rotolare laggiù in basso. Oh, non parlate così. Sì, Euridice, io parlo come mi piace. Io andrò a finire i miei giorni laggiù, sul lastricato della via. No, di qua è un sopporto. Che stone, voi siete pazzi. No, non sono pazzo. Che cos'è l'amore? Un nulla. Cos'è la vita? Niente! Vieni,
mia unica amica. Ma non posso. Sto parlando alla mia chitarra, signora, non a voi. Un sì, signora. Uniti come lo siamo stati nella vita, non lo saremo nella morte. Oh sì, signora, questa mia povera chitarra vi insegnerà ad amare, a soffrire. Ma udite un mio consiglio. No, l'unico consiglio che io posso dire da voi è questo. Insegnatemi qual è il tetto, il più alto dal quale possa precipitarmi. Ci sono punte Torri Eiffel da quelle parti là? No, voi non lo farete. Sì, sì, invece io lo farò. Domani mi saprete steso. Sì, domani, su tutti i giornali, un'orribile notizia. Un giovane bello, sì, bello, effettivamente veloce, una promessa della poesia italiana, eccetera, eccetera. Morto spiaccicato. No. Zitta! Oddio! Che cosa c'è? Qualcuno si avvicina da quella parte. Oh, oddio, è vero? Ma chi sarà? La ronda! Sui tetti. Le operazioni della polizia non conoscono confini. Guardate, quell'ombra obesa laggiù. Ma è un camino. Un camino obeso. E se fosse invece una guardia travestita da camino obeso? Guardate, si avvicina minaccioso. Dio, è paura. E ora dice, se io sono sorpreso sarò imprigionato. E per liberarmi sarò costretto a rivelare il vostro nome. Sì, buongiorno. Oh, no, no, già mai. Presto, montate. Allora datemi la mano. Presto, presto, l'ombra si avvicina. L'ombra si avvicina. Eccomi. Grazie. Ombra del camino obeso, della polizia obesa. Io ti ringrazio. Arriva la polizia. Arriva la polizia. È la quinta volta che tagli i fili del telefono. Ah, oh, mamma mia, ce ne sono ancora altri. Oh, dai, Antonio, piano, dai, pazienza, ci vuole pazienza. Oh, mi dispiace perché possiedo delle azioni nella società telefonica. Oh, come profondo. Che calma, che tranquillità, e tutto questo silenzio facilita le operazioni più delittuose. Allora calma, solo calma. Hai ispezionato tutto il lato sud e non hai incontrato anima viva. Bene, proseguiamo il nostro giro. Questo è il problema. E due e mezzo e tre. Ma chi è? Oh, è stato l'inquilino del piano di sotto. E là una bella porcheria passeggiare su tetto a quest'ora. Ma poveretta, ha ragione. Ma vada a lettere, la faccia finita, imbecille! Va a far del bene all'umanità. È certo che un titolo così sui tetti non me l'aspettavo proprio. Disgraziata inquilina! Se tu sapessi il pericolo che ti pesa sulla testa, non mi tratteresti così. No. Cos'è sono queste voci? Sento delle voci sommesse. Ah, ci siamo. Ah, questa finestra. Sì. Ecco. Oh, sono due sposini novelli. Che cari, cari. Oh, cari, cari, cari. Ah! Cos'è? I gatti. I gatti. Che belli. Senti il maschio. E senti come incita la femmina! E che orchestra, ragazzi! Che sia maledetto tu e i gatti! Qui non si può dormire! Questa via! Oh! E mille grazie! Ecco che cosa...
cosa ti succede quando stai ad ascoltare i fatti degli altri. Enrique, apri! Oddio! Hai marito! Che miseria, che male! La gente ti risulta! Ma non faccio mica l'acrobata io, eh! Enrique, apri! Io sì! Arriva un attimo! Chi è bussato a cuore, ma non per questo, vero? Ma vuoi che ti senti io? Ma ti dico che ce ne ho perso la sua palla! Vai presto! Oddio! Ai ai ai, che manca la mia chitarra! Presto! Mannaggia! Oia! Orca miseria! Felice notte! Mannaggia! Dio! Adesso... No! Euridice! La sciarpa! La sciarpa di mio zio! Oddio, ho lasciato lì la sciarpa di mio zio! Euridice! Euridice! Ma che cosa c'è? No, signora! Io non sono l'imbecille! C'era qualcuno! Ma ti giuro che sei in errore? No. Io stavo andando a dormire! Ho le orecchie nuove, signora! Voi siete una! Voi siete una! Maledetta la lingua italiana! Maledizione a quella maledettissima sciarpa! Se egli la ritrova, chiederà il motivo per cui dopo avere la regalata a mio zio è tornato in casa sua! E tutto sarà scoperto! Fruga, fruga pure! Ma che fruga? Ma che sei pazza? Non frugare! Io fruga, frugherò in eterno, perché la legge ammette che il marito è preso! Il marito, ferme, maledetta la lingua italiana! Maledetto i tetti, dico io! E lui dice, la mia sciarpa! Oh, la sciarpa di mio zio! Ma? La sciarpa! Che profondità! Da dove sarà scappato? Ecco le ombre che l'amico Anatolio ha veduto camminare sui tetti. Non sono dei ladri, no! No, sono degli scapestrati! Sono dei Don Giovanni che penetrano le case degli altri per turbare la pace domestica! Altro che attentati alla proprietà! Qui si attenta all'onore altrui! Dunque, l'ho sentito di qua... E io vado di là. Maledetto lui potesse sprofondare in qualche lucernare e sbattere quel capoccione cornuto. Io vorrei avere quella maledettissima sciarpa prima che sia troppo tardi. Euridice! 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 Ancora tu? Ma non lo sai che c'è un ofrio in giro? Ma sì, lo so, l'ho appena visto. Io e questo pertugio siamo stati testimoni di tutta la scena. Ma perché sei tornato? Ma per la sciarpa! Ma quale sciarpa? La sciarpa che tu mi hai regalata a mio zio in cambio di un cappello. Io avevo al collo quando sono venuto da te. Presto, se la trova sono perduta. Dio, mi dice presto, sbrigati. Maledetti tetti, ecco quello che ci si guadagna a voler fare come i gatti. Ecco, ci mancava altro che questa, una bella infreddatura. Per forza, stando qui fuori, all'addiaccio, con quella maledetta sciarpa che mi ma... Euridice! Euridice! Aspetta, non la trovo! Ma cercala meglio! Dietro al divano, Euridice! Dietro al divano! Un'infreddatura, questa è un'infreddatura bella e buona! Mannaggia! Maledizione! Oh, sta andando via la luna! Un temporale, una tempesta, rieccolo! Mannaggia, mannaggia! Nelle tenebre, non ho visto un camino e l'ho preso tutto qui. Che colpo! E che corno! Ne avrò per un mese! Se almeno avessi un po' d'acqua fresca per bagnarmi. Qui ci deve essere il nostro serbatoio. Eccolo! E il coperchio, ecco qua. Mi sento rinascere. Questa acqua fresca scongiurerà l'infiammazione. Ma lo sento! Lo sento! Ne avrò per circa un mese! Dove sei? Prendi la tua sciarpa e adesso fuggi, che non sopraggiunga mio marito! Prendi sciarpa, fuggi, che non sopraggiunga mio marito! Allora è vero!
Dio! E sa credo di buttare questo corpo del reato al miserabile che... Al miserabile che... Ah, maledetta la lingua italiana! Ai, 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 il mio corno! Se lo trovo, lo scanno! Ne avrò per 3 mesi. Ai, 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 ai. Mi schifo! Se vuole solito, mi schifo! Ha rovinato tutti i tubi dei caminetti del circondario. Decisamente questa notte i ladri hanno fatto sciopero. Sono tutto bagnato, ora che freddo, che freddo. C'è anche un temporale. Ecco, forse sarà proprio il caso per questa notte rinunziare all'impresa. E dove va allora? Non posso più, non posso più. C'è un'ombra laggiù. Una corsa vertiginosa attraverso i tegoli, ma quelli nel recupero, nelle spalle, non ne posso più. C'è gente. E quella sciarpa, quella maledettissima sciarpa che è rimasta là. Chi va là? Oddio, il marito, rieccolo. Chi va là? Se fossero i ladri non risponderebbero. Mannaggia! Oddio, potessi almeno trovare un posto dove nascondersi per aspettare che mi dice ritrovi quella maledettissima sciarpa. Adesso ho sentito bene, adesso ho sentito bene. Aspetta un po', aspetta un po'. Da questa parte. Abortito. Oddio, un caminetto aperto. Già sta piovendo. Posso entrare lì dentro. Vediamo. Ah sì, è aperto. Mi posso aspettare che lui dice trovi quella sciarpa. Ammazza che puzza. Altro che poesia. Questa è prosa. È prosa pura. Entriamo. È fuggito! Ho esplorato tutte le adiacenze, a quest'ora si sarà messo in salvo! Ma io tengo una prova, in faccia alla quale voi non potrete! Voi non potrete! Maledetta la lingua italiana! Adesso cosa faccio? Non dovrò mica passare la notte sui tetti, con questo vento, questo tempo che minaccia, starei fresco! Se almeno potessi rientrare da qui, Sì, ecco, sentito bene, lo starnuto, è partito proprio da qui, non sono sicuro, ma è buio questo, non si vede nulla, non si vede niente in questo... C'è un bicchiere d'acqua. Guarda, là c'è il nostro serbatoio. Aspetta, serviti pure. Aspetta, io adesso arrivo. Amico mio, aspetta. Non ti devi più preoccupare di scoprire i colpevoli. Sono io che ho scoperto tutto. Vedo che sei convinto. Vorrei averlo fra le mie mani. Ma chi? Il capo della banda? Il più miserabile degli uomini. Vedi che non mi sbagliavo. C'è chi corre sui tetti. E chi si introduce nelle case? L'ho scoperto da me, personalmente. Ma adesso è inutile che ti spieghi da quale sorta di furfanti siamo minacciati. Ciao, caro, io rientro. Ma come tu abbandoni la pista? No, assolutamente. Ma io tengo una prova. Che mi basterà quella per denunziarli. Perché io questa volta li denuncerò senza misericordia. Ah, finalmente. Ma che fai, spingi? Sentito.
fatto? Ho sentito c'è qualcuno. C'è qualcuno che stanno dice fermo. Basta, prendi, prendi questa pistola. La mia bella pistola. Dai, dai, prendi. Senti Anatolio, tu hai del coraggio, questo si sa. E anch'io credevo di averne prima, ma ora vuol piovere. È rientriamo. A me basta possedere la prova che ho. Basta, rientriamo. Infrittato! Lo possiamo acciuffare mentre si soffia il naso. Lascia fare bene. Aspetta. In nome della legge! Soffiare! Arrendetevi! Tutti a sposi troppo! Spara! Spara! Dio, spara! Spara! Andarvi! Aminami, aiutami tu! Chi si sono pazzi? Questi si stanno uccidendo stasera! Mamma mia! Siamo scoperti! Vedi uscire dalla camera, leggi questo scritto. Ecco tu, come mi disse il signor Anatolio. Le 9 sono già passate. Secondo gli ordini ricevuti dovrei averti già letto. Felicità! Grazie, Francesca. E vuole che ti porti la colazione? Ma magari, Francesca, una colazione alla Cabobilla. Ma che cosa ho fatto, signor Gastone? Niente, in realtà niente. Una corrente d'aria stanotte è entrata dalla mia finestra e... Questo è il risultato. Vado a preparare un decotto. Grazie. Maledetto i tetti! Ecco quello che dico io. Ecco, questo ci si guadagna a voler fare come i gatti. A me l'ultima volta, ci ho rimesso la salute, la chitarra e anche la sciarpa di mio zio. Ma che ci fai ancora così tu? Ma scusi, signor Gastone, mi potrebbe fare un piacere? Ma non lo vedi, Francesca? Sono ridotto in un tale stato, ma come posso aiutarti? Ma la cosa da nulla! E ieri sera suo zio, dopo avermi baciata per ben due volte... Ma tu ti lasci baciare da mio zio, Francesca, quando c'è qui il nipote? Era commosso, tant'è vero che ha lanciato dei baci anche a quelle due porte! A quelle due porte? Ma per quale ragione? Beh, non lo so. Insomma, dopo aver baciato gli usci... E te, certo, con più soddisfazione degli usci. Mi consegnò questa lettera dicendomi di leggerla se non fosse uscito dalla camera. Una lettera? Sono già passate le 9, lui non si è visto. Ma infatti è un po' strano. Bisogna leggere. Va bene, leggiamo. Che cosa aveva lasciato scritto mio zio dopo aver baciato la cuoca e gli usci? Ma volte. Sentiamo. Sentiamo. Questo è il mio testamento. E mi nomi la sua legge universale? Ma non ci sono io, non c'è sua moglie, no! Allora... Nomina lei. Questo è il mio testamento. Quando leggerete il presente non sarò che un freddo cadavere. Morto! Oddio! Oddio, ma ero zio, ma come? Morire! Dopo aver vissuto tanto, Ma continua a leggere, magari si spiegherà meglio. Muoio vittima del dovere. Vittima del dovere. Vittima del dovere.
Ma che dovere aveva mio zio? Quello che abbiamo tutti. E cioè? È quello di morire. Troverete il mio feretro sui tetti. Sui tetti? Il feretro di mio zio sui tetti? Dice proprio sui tetti? Francesca, guarda. Troverete il mio feretro sui tetti. Francesca, ma te lo immagini? Un feretro sui tetti. Col sindaco, il prete che commemora tutti il carro da morto, ma va in tre onore sui tetti. Come? Per maggiori schiarimenti dirigerti dal mio amico Onofrio Pertica. Il padrone di Gennaro. Il marito di Euridice. Oh, io però non capisco perché è andato a morire sui tetti. Sui tetti. Sui tetti. Ma che sia stato per caso uno di quelli che stanotte mi ha fatto fare quella popò di corsa. Ma certo, ci sono sparati dei colpi. E uno dei proiettili diretti al nipote, poverino, ha preso lo zio. Ma allora cosa c'entra il marito di Euridice? Ma è sicuro, cosa c'entra il padrone di Gennaro? Ma tutte le mie ricchezze, mobili ed immobili, dovranno essere divise in parti uguali tra il mio unico nipote e la mia unica consorte. Oh, povero zio! Ma come gli scrive bene! Tra il mio unico nipote e la mia unica consorte. Oh zio, che testo meraviglioso, che forma stupenda! Può far testo di lingua italiana? Non dice altro! Oddio zio! Zio, zietto, io ti farò fare un epitaffio! Ti manderei posteri la tua memoria! Ma lasci stare i posteri quando un posto dice altro! Ciao, zio! Dice altro! Codicillo! Francesca, per Dio, c'è un codicillo! Codicillo! Desidero che siano date per una sola volta lire 500 come teneri compensa dei servigi che ella mi rese alla mia lavandaia. Ma come? 500 lire a quella contadina per nulla? Lo ha fatto per non umiliarti. Mia! 500 lire a quella contadinaccia e a me nulla! No, Francesca! Effettivamente 500 lire mi sembrano un po' troppe anche a me, perché con quella cifra ce ne rovo, mi parli! No, Francesca! Guardate, povero zio, come l'ha amato! Piangono tutti, dalla più umile serva all'unico nipote che ha messo. Già è necessario che te... Aia! Che male, che dolore! Oddio, ma era zio! Morire! Aia! Dopo aver vissuto tanto, a quell'età e a quell'altezza poi! Francesca, vieni qua, consolami! Oddio, Francesca, consolami! Ma devo consolarti, ma... Ma non c'è più rimedio! Ah, Francesca, guarda, adesso dovremo avvertire il suo amico, Onofrio Pertica, e dovremo organizzare una spedizione per cercare il suo corpo fra i deboli. Ma io non ci vado, non ci vado! Ma come non ci vedi, Francesca? E vuoi lasciare che la cara Salma sia divorata dai piccioni, dagli avvoltoi? Sì! No, no, guarda, Francesca, va bene, chiama Pietro, andremo io e lui con una barella, io intanto scriverò la partecipazione. Amato, Pietro! Pietro! Col più profondo dolore! Pietro! Castore, furbetti! Francesca, mi hai freddato anche lui! Pietro, mi chiamo! Ma cosa è successo? Morto il padrone! Morto? Mi ha lasciato 500 lire! A me? A me? Alla lavandaia, quella contadina a noi niente! Ma come? A me niente? Oh, ma è giusto! Col più profondo dolore! Castore furbetti ed Elvira Violetti nei furbetti,
annunciano alla signoria vostra la venuta morte del rispettivo zio e consorte Anatolio Furmetti, venuto a mancare vivi nelle ore di questa notte. Il trasporto funebre avrà luogo questa sera alle 6 sui tetti. Ma che tetti? No! Una prece! Che dolore, Pietro! Tu andrai dal tipografo con queste poche righe da poter pubblicare, signor Francesca, vai a suonare. Pietro, dunque, dicevamo, tu andrai dal... Com'è possibile? Egli è morto senza nemmeno aver... Schifo, Pietro, ma sei raffreddato anche tu! No, non ci badi, signor... Non ci badi, ma cosa hai fatto, Pietro? Cammini a stento! È il dolore! È il dolore! Zio, era matto! Ma che cosa è successo? Col più profondo dolore, Gastone Furbetti ed Elvira Violetti dei Furbetti annunciano alla signoria vostra la venuta morte del rispettivo zio e consorte Anatolio Furbetti. Morto? Possibile? Non sia possibile. Ma cara Salma, è là. Ma dove? Sui tetti. Sui tetti? Sui tetti. Sì. Sì, Carlo, ma te lo immagini in che condizioni può essere il cadavere dopo la pioggia di questa notte? L'affare non è chiaro, ma se potessi almeno rifare il cappello che io inavvedutamente ho lasciato qua. Sui tetti. Ma che sia stato colui quello che ha tolto il coperchio e mi ha fatto fare il tuffo sui tetti. Allora egli era uno di quelli che stavolta facevano le corse. Davvero, Pietro, davvero, Carlo, da non credere. Comunque tuo zio ci spiegherà tutto. Mio zio, che c'era? Sì, così c'era scritto nel suo testamento. E la signora Elvira? Sa niente di tutto questo? No, no! No, Carlo, la povera zia non sa niente di questa orribile disgrazia. Buongiorno. Buongiorno, zia. Di che disgrazia stavate parlando? Oh mio Dio. Ma che è successo? Gastone, dimmi. Signor Carlo. Pietro. Ma che cos'è, una burla? Oh. Il signor Onofrio! Zia, ecco, colui ci spiegherà tutto! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Sì! È un'epidemia, questa! Signor Onofrio, allora lei... Posso avere l'onore di parlare col vostro signor consorte? No. Lei non può averlo più! Questo onore! Purtroppo è finita! No, ma dico, stamattina siete tutti matti. No, qua. Io non sono matto, signora. Specialmente in certe tristi, tragiche, accascianti contingenze. Meno male diceva che la lingua italiana era povera. No, signore, non è più povera. Adesso so parlare anch'io e parlerò, perché so tutto. Ma dunque vi è nota anche a voi la faccenda dei tetti? Dei tetti? Sì, mi è nota. Ma via, allora, signore, è ridicolo chiedere di colui. Perché è ridicolo? Io sono qui per questo e non mi contenterò solo di parlargli. Zio, voi trascendete, rispettiamo perlomeno il comune dolore. Ma quale dolore? Ma il mio, no? Quello di tutti. Il mio, no. No, sentite, scusate. Io qui non ci sto capendo niente. E dopo tutto quello che accade, spero che mi darete delle spiegazioni. Non siete voi che dovete avere delle spiegazioni, signora. No. Sono io che ho diritto di sapere da vostro marito come mai una certa sciarpa che stamattina io ho riconosciuta trovavasi in camera di vostra moglie. E chi me l'ha detto? Non so, così, indovinato. Francesca, vai subito a chiamare mio marito, per favore. Signora. No, Francesca, fermati. Zia, forse queste poche righe che ho scritto ti potranno spiegare tutto. Col più profondo dolore. Che dolore.
Gastone Furbetti ed Elvira Pioletti Furbetti annunziano la signoria vostra! Annunziano la signoria vostra! Avanti. Che cosa annunziano? Un attimo, prego. Carlo, avvicinati alla zietta, sorreggila dalla parte destra, so che ti viene bene. Vai! Penso io. Riattacco! Col più profondo dolore! Col più profondo dolore! Un attimo, prego. Vieni qua, avvicinati alla zietta, sorreggila dalla parte destra. Riattacco! Col mio profondo dolore! Ma è un dolore troppo lungo, Il dolore non si misura, signore! Il dolore è come il pensiero! Una libera, alta, fra le montagne! Bravo! Bene! Vi attacco! È la quarta volta che voi mi attaccate! Col mio profondo dolore! Castone! Furbetti! Ed Elvira, Pioletti e Furbetti, annunciala alla signoria vostra! La venuta morte del rispettivo zio e consorte! Morto! Quale furbetti! Su, signora! I sali, maestro! I sali! I sali! I sali! Corre anch'io! Zio, zio! Zio! Oddio, zio! Zio! No, zio, non zio! Zio! Zia! Zio, coraggio, zia! Dio! È un'epidemia, è questa un'epidemia! Ottenere, poi dite che io non servo a niente, guardate che faccio trovato! Ottenere, vi deve essere andato qualcosa dentro all'occhio perché facete un movimento strano. Vi ho trovato il cappello che inavvedutamente mi si mise in capo che sta rotto. E voi, ottenere, voi... Il cappello... Vai via! Zio! No! Zia! Coraggio! Sali, bravo, dice Francesca che questo va benissimo. No, basta, no. Non ne ho più bisogno. Ho coraggio. Morto. Ma com'è possibile? Se solo qualche ora fa ci siamo parlati. Col più profondo dolore. Basta, andiamo. Mio marito è morto. Signor Carlo. La vedo bella che si consolerà molto presto, Pensare che io ero venuto in questa casa animato dai più atroci propositi! Perché di stanotte? Sei introdotto in casa mia! Lo so! Da chi? Ma non lo so, signori, ma da voi! Vi si legge in faccia, ma perché? Perché vi volete accanire contro una cara salma? Io spero, signore, che noi vorremmo unire le nostre due famiglie per poter tributare al caro istinto tutti gli onori dovuti. Vi chiedo la vostra umile approvazione per queste poche modeste righe che ho scritto io stesso da mandare ai giornali. Col più profondo dolore! Non devo leggere più! E zia, dovevo leggere! Gastone Furbetti ed Elvira Pioletti nei Furbetti annunciano alla signoria vostra la venuta di partita delle relativo zie e consorte Anatolio Furbetti. Povero basta, tu uccidi un uomo vivo. Ma scusi signore, ma lei dice a me? Sì, dico a lei, mio bel giovanotto, a lei che tiene di mano alle tresche di suo zio. È meraviglio, signore! Lei me la voleva far credere morto per non darmi la soddisfazione di poterlo uccidere! Ma io non ho paura, e come non temo lo zio! Mi rido delle tresche del nipote! E anch'io, signore! Non lo faccio io! Non lo faccio anch'io! Basta! Mi
noi siamo fra amici e basterà spiegarsi. Amici, e tu li chiami amici. Intanto sappi che tu sfiderai il nipote e lo ucciderai. Io? Come io sfiderò lo zio e lo ucciderò. Ma lei dunque, signore, vuole estirpare un'intera famiglia? Qui ci deve essere un equivoco. Eccolo, eccolo l'equivoco. Ma questa che cos'è? È l'equivoco, no, cretino? Allora come sono io, eh? Vivo o morto? Ah, vivo, vivo! Ma cos'è questa partecipazione? Niente, zietto, guarda, caro zietto, non è niente, solamente lo scherzetto che aveva fatto tuo nipotino, anzi, quei dimostranti che hanno scritto la strappa. Un attimo! Forse questa partecipazione tra qualche ora sarà necessaria. Necessaria? Vi prego di conservarla. Onofrio, tu sogni di vedermi andare all'altro mondo. È proprio per questo che io sono qui. È necessario che io abbia con lei un tête-à-tête, signore. E subito! Questo tête-à-tête è possibile. No, non mi fate diventare cattivo. Sì, che voglio, pretendo questo tête-à-tête. Ma zio mio! Ma zio suo! Fuori! Fuori! Ma che fuori e fuori? Qui non esce nessuno. Qui c'è un imbroglio che vi va chiarito. Io voglio sapere. Andate da mia moglie, quella vostra cara amica vi dirà tutto. Certo che ci vado subito, immediatamente. Francesca, vieni con me. No, zietta, aspetta! Tu, via, sai! Via, 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 bugiardo, via! Ho detto che voglio rimanere solo! Sì, 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 vado fuori. Ebbene sì, io me ne vado di là. E voi che cosa fate? Uscite! Sì, usco subito. Vado da questa parte. Se hai bisogno di me, zio, sono pronto. Vai. Così il mio amico Onofrio forse adesso mi spiegherà perché io non ci ho capito nulla. È giunto il momento, signore, di gettare la maschera. Onofrio, ma tu hai gettato un guanto però. Io ho già capito che voi sapete tutto e ho anche le prove. Quindi non mi dilungherò sul fatto del tradimento. Voi mi avete fatto credere di andare su tutti a caccia di un'associazione di malfattori che non è mai esistita. Ma come, questa notte non ti ricordi niente? Basta così! Ho detto che ho le prove, ecco. Guardate. Ma questa è la mia sciarpa. La sciarpa che io mi regalai e questa notte si trovava in camera di mia moglie. In camera di tua moglie? Figlia, siete voi che ci avete lasciato. Perché invece di andare a caccia di ladri, ero in rendezvous con la mia signora che mi faceva attraversare i tetti. Ma Onofrio, ma tu non crederei veramente che... Se voi la negate, io vi uccido anche seduto su questa sedia. Ma io non sono colpevole. Oh, è necessario interrogare tua moglie. No, essere negato, ma questa... la prova. Ma io devo parlarle, eh? Non si può incolpare così un innocente, Onofrio! Volete parlarle? Bene, andiamo! Ah, perbacco, oh, sì, signore, sì. Parlerò, lo vedremo, lo vedremo! Aria. Ecco un'altra prova! È tanta l'abitudine a dare quegli appuntamenti che l'unica uscita che trova è quella dei tetti! Onofrio, ma non lo vedi? Sono in pigiama, in pantofole! No, scusate! Mamma mia, ci viene una brunghite stanotte! Scusatemi un attimo, signor Onofrio, l'ho chiesto prima al signor tenente, non ho capito per quale motivo, sei un pochino arrabbiato. Ma questo cappello che ho trovato nell'ingresso, io ho visto o non ho visto? Io ve l'ho visto in testa qualche volta. Io ho visto il cappello, signor Onofrio. Giovanotto? A me? Questo è il mio. Certamente a lei, venga da questa parte, grazie. Non ho mai capito questo cappello. Giovanotto? Giovanotto, in una cifatrice. Giovanotto, da questa parte mi dia il cappello. Quella è la porta che era comune, se ne va da. Posso andare? Certo. Ha ci fatto una tua. Bene, arrivederci. Disgraziato, questo è il cappello che io ti ho regalato, eh? E cosa ci fai in casa mia? Rispondi! Il mio cappello è in casa vostra? Beh, certo, se vieni a domandarmi per quale motivo la mia sciarpa è in casa tua, io ti chiedo per quale motivo il tuo cappello è in casa mia! Signore, rispondete! Io non ne so niente, siete voi che mi avete ingannato! No, siete voi! E questa sciarpa? E questo cappello! Oh! Bene, dopo quanto è accaduto, è necessario che uno dei due... muoio. Oh, è quello che voglio anch'io. Scegliete i vostri padrini. Ah, io l'ho scelto, mio nipote. E io scelgo il mio. Bene. E fatemi suonare anche a me. Deve arrivare la mia servitù. Sì, ma questo è il campanello. Mio! In casa mia! Allora!
casa mia, io l'ho scoperto e io lo ucciderò! Oh! Signora, uccidermi! Signora Nobrio, non mi uccidete, per piacere, sono un cagone giovane! Non lo farò più! Ma eravate voi? Che abbiamo deciso questa notte? Eravamo noi! Ecco perché avevo tanta gente che mi inseguiva! No, questa sciarpa? Vabbè, il cappello l'avevi presa tu? L'aveva presa! L'ho preso io, ve lo giuro! Amica! E io che ho dubitato! È vera! Perdonami! Perdonami se qualche volta veramente sono stato uno stupido con te. Sei un imbroglione, fai un sacco di imbrogli. Io ve l'avevo detto, che la colpa era di tutti tranne che del vostro nipotino. Sì, anche te, impara un'altra volta però, serva di lezione. Se vi servirà, lo vedrete. Pietro, sì, subito. E così stanotte eravamo tutti sui tetti. Io dormivo. Di la verità, c'eri anche tu, E tu? Acciù! Ostia, se c'ero io! E allora c'era anch'io! Bene, osservate! Osservate! Pietro, sei? Osservate, signori miei! Che cos'è? Bene, non vorreste sapere, ve lo dico! L'amore sui tetti è finito. Ma no! È brutto! È finito, caro amico! Sbaglierò, ma sui tetti ci andavano proprio tutti. Tutti! E ci andavano proprio tutti. La tua cameriera. E io, cameriera. Piano, piano! La tua serva! E tuo nipote! Tuo nipote! E il suo attendente! È la tua! La mia cosa! La tua, magari! Non è la mia! Stai attento a quale parli! Non era la mia! Era la tua! Stai attento! Certo! Non dire più una parola! La tua! Thank you.
aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dall'ali tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare. Il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione, lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà.